Nobel per la pace 2022 a chi e perché? Aleš Bialatskij è stato uno dei fondatori del movimento a favore della democrazia in Bielorussia a partire dalla metà degli anni 80. Ha dedicato la sua vita a promuovere la democrazia e la pace nel suo paese e ha fondato l'organizzazione Viasna nel 1996 contro la dittatura e le torture sui prigionieri politici. Dal 2020 è detenuto senza processo, ma continua a lottare. L'organizzazione per i diritti umanitari Memorial è nata nel 1987 per non dimenticare le vittime dell'oppressione del regime comunista dell'Unione Sovietica, con la consapevolezza che i crimini del passato debbano essere ricordati per evitare di commetterne di nuovi. Chiusa forzatamente nel 2021, non ha mai smesso la sua attività, rifiutandosi di essere messa a tacere. Il Center for Civil Liberties è stato fondato a Kiev nel 2007 con lo scopo di promuovere i diritti civili e la democrazia in Ucraina e dopo l'invasione russa del 2022 ha intensificato la sua attività per documentare crimini di guerra russi contro la popolazione ucraina.